cover con sandbag distesi su football. Quindi per eseguire questo esercizio ho bisogno di questi due attrezzi, che sono il sandbag e la fitball. Come fare per eseguire questo esercizio? Allora, vado a sedermi sulla fitball e posiziono il mio sandbag sulle mie cosce. Afferriamo il sandbag dalle due prese esterne, in questo modo. Cerco di stringerlo bene e di tenerlo bello stretto tra le mie mani. Lentamente vado a far scivolare i miei piedi in avanti e la mia palla la faccio scivolare sotto la mia schiena. Quindi lentamente vado, mentre il mio sandbag rimane al momento ancora posizionato sulle mie cosce. Vado avanti, avanti, avanti. Quindi scorro in avanti, faccio scivolare la mia palla fino a tenere in appoggio solo la parte superiore della mia schiena e la mia testa. Quindi sono solo queste due parti del corpo che devono rimanere sulla fitball. Afferro quindi il mio sacco, se per caso ho staccato le mani per controllare o magari per avere più equilibrio. Riprendo di nuovo il mio sandbag e lo vado a ruotare in questo modo, quindi lo avrò in questa posizione, in linea circa con il mio petto. Vado a tenere le braccia completamente distese e porto il sandbag sopra la mia testa. Lo porto giù, abbasso, tenendo sempre le braccia distese, ritorno sopra il mio petto con il sandbag. Quindi allungo sempre le mie braccia, rimangono sempre belle distese e porto il mio sandbag sopra la testa. Ritorno su verso il mio petto, ve lo faccio vedere un'ultima volta. Quindi facciamo il nostro pullover, uno e due. Per ritornare indietro inverto completamente il movimento, quindi mi riporto il sandbag sulle cosce e vado lentamente a risalire facendo scorrere la mia fitball dietro la schiena. In questo modo evitiamo di scivolare e di cadere. Ciao e buon allenamento!